11 novembre, le saline de Maras. Lasciamo a malincuore Ollantaytambo, questo piccolo bellissimo borgo che abbiamo usato come base logistica per la salita a Machu Picchu. Oggi iniziano le tappe di rientro sulla strada che tra alcuni giorni ci riporterà ad Arequipa. Ci muoviamo lungo il tratto della Valle Sacra che conduce a Pisac, risalendo il letto del fiume Urubamba. Dopo un terzo di strada faremo una deviazione per visitare le saline de Maras. Entrati nel distretto di Tarai, taglieremo nella valle formata da monti Pilcu, Urcu e Sinca. I picchi sono venerati dagli Inca come Apus, gli spiriti delle montagne, esseri superiori, i più potenti tra tutti gli spiriti della natura. Bene, se pensate che oggi scenderemo di quota, vi devo deludere. La valle dell'Urubamba galleggia sempre sui 3000 metri. Saliremo poi a 3700 poco prima di entrare nella valle di Cusco. Il percorso è costellato di piccolissime nuvole. Sulla strada ogni grumo di case è difeso da dossi dissuasori, all'inizio e alla fine del tratto che li attraversa. Altri ostacoli sono dislocati in qualsiasi punto e incrocio. Le autorità peruviane ritengono tu debba abbassare la velocità. Muoversi in colonna dietro le auto è una pena. Le macchine inchiodano, scartano, si bloccano con rumor di ferraglia quando incocciano l'ostacolo. A volte i dossi sono grandi e spigolosi come i gradini delle chiese. Devi costantemente tenere gli occhi sulla strada per non finire steso lungo il selciato. Finalmente lasciamo la strada principale per inerpicarci su un calcinato sterrato, circondato da altre montagne piene di neve. Guardandole capisci tutte le leggende sugli Apu. Sembrano veramente alte mura a difesa delle valli sottostanti e dei loro raccolti. In una nuvola di polvere incontriamo uno scamiciato gruppo di motociclisti. Vengono da São Miguel das Matas, in Brasile, dall'altra sponda dell'oceano. Come consuetudine, tra motociclisti ci fermiamo per un saluto, una pacca, un abbraccio e l'imbancabile foto di rito. Ripartiamo e dopo qualche tornante sotto di noi lo sguardo sprofonda nell'Ade. In basso sembra aprirsi il regno dei morti. Migliaia di piccole vasche dal fondo biancastro striate di rosso mattone riflettono il sole. Le saline di Maras ci appaiono con tutta la loro inquietante bellezza. Il luogo è legato a una leggenda, quella dei fratelli Ayar, secondo la quale sono state le lacrime del guerriero Ayar Kaki a formare le circa 4500 pozze di acqua salata, dopo essere stato trasformato in una montagna, il Cerro Quaquavinai, da cui sgorga la vena d'acqua che alimenta la salina. È straordinario pensare di essiccare pluri sale a 3380 metri di altezza. Queste saline esistono da quasi 2000 anni. Le piccolissime pozze, la maggior parte non più di 4 metri quadrati, sono alimentati da un reticolo di canali con cui vengono allagate. Poi il sole e il vento fanno il resto, cristallizzando il sale. Uomini dal dorso curvo sotto pesanti sacchi risalgono l'impervia china. Sono gli Almacenador,
i portatori di sale, che insieme a Regadero, i fini regolatori delle acque, gestiscono la salina. Questo luogo, dai tempi degli Inca, appartiene alla comunità locale, una sorta di uso civico, da cui in maniera cooperativa trarre sostentamento. Il sale essiccato viene diviso in tre strati: quello superficiale, rosa, prezioso, destinato alla alimentazione; il secondo, bianco, venduto sfuso; il terzo, marrone, usato come sale industriale. Le piccole vasche da bordi sottili degradano per centinaia di metri. Cammino sugli scivolosi argini, sotto un cocente sole, abbacinato dai bianchi cristalli, tra il gorgogliare dei rivoli d'acqua che le alimentano. Risalgo la china, attraverso a ritroso l'Acheronte, pago l'obolo a Cerbero e corro a recuperare la moto. Allontanandomi, lascio un pensiero ai poveri cavatori, per l'amaro pane guadagnato e i pochi sol ricavati dal duro lavoro. Riprendo il cammino. Sarà una tirata unica fino a Pisac, una ordinata cittadina dalle strade lastricate e finemente lavorate. La vita ruota intorno ai suoi scavi archeologici. Mi fermo a comperare il coccolo conqueso, una pannocchia di mais dai morbidi chicchi accompagnata con un pezzo di formaggio andino. Passeggio. Voglio perdermi nello splendido mercato da mille colori pieni di cose curiose. Cristalli lucenti, zucche secche finamente incise fino a formare delicati disegni, polveri o spezie o chissà cos'altro dai mille colori disposte in ordinate ceste. Le bancarelle strabordano di tessuti dalle tinte sgargianti. Sono parte di questa straordinaria antica cultura. Immense gradinate sovrastano la coloniale quadrata piazza centrale. Non molte persone sono in giro. Il tempo e il tepore invita a una sonnolenta sosta. Pisac ha rovine simili a quelle di Machu Picchu, che attraggono migliaia di persone, ma per la tarda ora non posso visitarle. Ripartiamo. Ormai è tardi. Dobbiamo uscire dalla Valle Sacra e dirigerci verso Cuzco, risalendo la gola protetti dagli Apus, che ci guardano benevoli dalle alte montagne. Finalmente l'arrivo a Cuzco, in albergo a riposare felicissime ossa. Stasera mi hanno convinto a mangiare cuy, il porcellino d'India peruviano. Questi roditori vengono allevati come conigli e poi cucinati durante le occasioni speciali. Il cui è considerata una prelibatezza. Non mangiarlo, se vi viene offerto, è una tremenda offesa. Pertanto, guardingo, mi accingo a cenare col topo. A domani.